Siamo molto contenti di questa iniziativa, siamo onorati di essere stati scelti quale sede di questo giro per l'Italia che ha fatto Edison e il progetto Edison Bulls. È necessario in questo momento prestare grande attenzione a questa parte del paese che purtroppo ha subito le conseguenze nefaste del dramma e della tragedia del terremoto. Il tema è quello dell'energia, ma anche dei giovani e dell'innovazione. Dobbiamo fare in modo che i nostri giovani, pieni di idee e di creatività, possano avere gli strumenti per fare impresa e possano avere gli strumenti per crearsi un futuro lavorativo. Il tema, la vera emergenza del nostro paese è l'occupazione, è il lavoro soprattutto per i giovani e credo che queste iniziative debbano tendere in quella direzione, mettere insieme le istituzioni, le associazioni di categoria, le aziende affinché chi ha idee, chi ha creatività possa esprimerle e quindi insomma il ringraziamento ad Edison affinché questo sia il primo passo di un percorso comune e condiviso che ci possa permettere di rilanciare il tessuto economico anche in questo territorio. Innovazione sì, ma sostenibile. Innovazione sostenibile assolutamente, perché questo è il futuro. L'energia è il tema del futuro dal punto di vista economico. Il Comune di Rieti ha aderito nel 2013 al Patto dei Sindaci, che è un'iniziativa di carattere europeo che coinvolge oramai migliaia di amministrazioni locali in tutto il continente. Proprio in questi mesi stiamo realizzando con l'Università La Sapienza di Roma il cosiddetto PAESC, ossia il piano energetico comunale che deve diventare un piano di sostenibilità energetica del territorio e quindi siamo molto sensibili a questo, c'è bisogno di elaborare tutti insieme un nuovo modello di sviluppo a partire dall'innovazione e dalla sostenibilità energetica, economica e sociale. Di che tipo di startup ha bisogno il territorio? Ma c'è bisogno qui un po' di tutto. Abbiamo un sistema scolastico ottimo, abbiamo molti ragazzi che sono in grado di elaborare idee innovative e quindi credo che la cosa utile sarebbe quella di dar loro gli strumenti e le leve per far diventare le loro idee che poi producano la nascita di un'impresa, la nascita di un'attività economica. Non c'è dubbio che l'innovazione più utile potrebbe essere quella legata alle specificità di questo territorio, quindi l'ambiente, la qualità dell'ambiente, la qualità degli elementi naturali, ma anche l'enogastronomia, i prodotti tipici e un pezzo di industria che nel corso degli ultimi 20 anni si è consolidata in questo territorio. Le grandi industrie che sono venute qui grazie alla Cassa per il Mezzogiorno hanno sedimentato tutta una serie di professionalità che nel corso di questi anni stanno diventando leader a livello internazionale. Penso a tutto il bacino delle aziende che si occupano di pompe idrauliche, penso al tema della biomedica, abbiamo qui una grandissima azienda come Shire che si occupa di malattie rare e fa trattamento del plasma e penso a tutto quello che ha a che fare ad esempio con l'acqua. Questa è la provincia più ricca di acqua del nostro paese, qui abbiamo la seconda sorgente idropotabile più grande d'Europa, stiamo parlando della sorgente del Peschierale Capore che disseta 2/3 della città di Roma e quello ad esempio potrebbe essere un settore nel quale investire in termini di innovazione e di start-up.